Come vedete, qui davanti a voi avete 8 diversi gruppi di sbandieratori che tra oggi e domani si esibiranno qui a Conegliano nella nostra città e che ve li vado a presentare. Il gruppo Sbandieratori e Musici di Palmanova. I tamburi medievali di Cividale del Friuli. E musici Leon Coronato di Spilimbergo, il gruppo Istorica Timpana Cremone di Gimona del Friuli, il gruppo Sbandieratori e Tamburi Lupi Feritas di Valvasone, il gruppo Sbandieratori Città di Feltre, il gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta di Noale e il gruppo che quest'anno ospita la manifestazione, il gruppo Tamburi e Sbandieratori della Dama Castellana di Conegliano. Sonora di Venzone. Prima di dare inizio a tutti gli spettacoli, voglio lasciare la parola al consigliere del comune di Conegliano, Alberto Cais. Buonasera. Porto saluti del sindaco e dell'assessore Prigioni che in questo momento si trovano in un'altra manifestazione al palazzetto dello sport, non posso essere presente. Voglio ringraziare la presidente della Dama Castellana che è sempre pronta a darsi da fare per queste manifestazioni che sono anche molto emozionanti. Grazie ai tamburi e ai spettatori e ai valentatori conegliesi e tutti i gruppi. Grazie ancora e buona serata. Presidente dell'Associazione Dama Castellana, l'avvocato Lara Cavallini di Sassoferrato. Grazie per l'invito. Buonasera, benvenuti a tutti. Non so voi, ma io mi sono emozionata veramente tanto adesso a vedere l'ingresso dei gruppi. Quindi benvenuti e grazie al pubblico presente, grazie all'amministrazione comunale. Grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere e essere vicino a questo evento e grazie, permettetemi, ai volontari di Dama Castellana che sono sempre preziosi e insostituibili nell'organizzazione. Ecco, un applauso, grazie. Io voglio fare un applauso particolare però a tutti questi giovani e per due motivi. Anzitutto perché sono un esempio concreto di voglia e capacità di fare squadra, di socializzazione, ma una socializzazione vera, concreta e reale, che di questi tempi direi è assolutamente importante. E poi vi ricordo che sono tutti giovani che comunque sono impegnati in attività di studio o di lavoro e quindi dedicano del tempo, trovano del tempo per allenarsi, per imparare, perfezionare e migliorare questa attività che è una forma d'arte comunque, perché vedrete che sono esibizioni che non possono essere certo improvvisate ma richiedono tanto allenamento. E in più appunto, oltre a deliziarci in città, un po' sbandieratori di tamburi sbandieratori di Conegliano e tutti gli altri gruppi presenti, però si esibiscono appunto nelle città di origine ma anche fuori dei confini cittadini, dei confini regionali o addirittura nazionali, per cui fanno delle trasferte, quindi ci fanno conoscere e portano il valore dei nostri territori lontano. Per cui io chiedo di nuovo un grande applauso, faccio un grandissimo bocca al lupo. Ecco, e auguro al pubblico di divertirsi, però anche a voi che vi esibirete auguro divertirvi, perché ci sarà sicuramente un po' di tensione e di emozione, però alla fine sono sicura di tanta soddisfazione. Per cui buon proseguimento, buona serata a tutti. Prima di dare via agli spettacoli vorrei ricordarvi innanzitutto che domani
domani saremo di nuovo qui alle ore 17 sotto la gradinata degli Alpini. Inizierà una nuova giornata di spettacoli con l'esibizione di tutti i gruppi. Al termine ci sarà un corteo fino qui a Piazza Cima, dove tutti i nostri 100 atleti si esibiranno assieme in una coreografia corale. Chiedo un attimo per la vostra sicurezza, vi chiedo gentilmente di rimanere ai piedi di Piazza Cima, perché i nostri ragazzi sono bravi, ma vi conviene, cioè vi consigliamo di rimanere ai lati di Piazza Cima. E detto questo, iniziamo con l'esibizione del primo gruppo, che è il gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Il gruppo Sbandieratori Città di Feltre nasce in seno al Paio di Feltre nell'anno 1983 e fino al 1992 costituisce l'unico gruppo di sbandieratori della manifestazione. Progressivamente l'associazione si è ritagliata il ruolo di ambasciatore del Palio e dell'intera città di Feltre, portando nell'immagine il nome in ogni località nella quale è stato chiamato ad esibirsi. Il gruppo riunisce al suo interno diverse componenti tra sbandieratori, tamburi, rullanti e chiarine, che insieme collaborano per la migliore riuscita degli spettacoli e di ogni altra attività in cui il gruppo è chiamato ad operare. A partire dal 2009 il gruppo Sbandieratori Città di Feltre ha ottenuto la riaffiliazione alla Federazione Italiana Sbandieratori e da settembre 2016 ha iniziato la progressiva costruzione di un settore giovanile all'interno del quale vengono accolti ragazzi tra i 6 e i 14 anni. La bandiera usata dal gruppo Sbandieratori è stata disegnata all'inizio anni 90 dal pittore Paolo Tempera e riporta i quattro simboli dei quartieri che si disputano al Palio di Feltre, accompagnate dal castello, simbolo della città di Feltre, e da decorazioni dette di grottesca. Il gruppo vi aspetta al Palio di Feltre, che si aprirà il 29 luglio e che entrerà nel vivo dal 4 al 6 agosto. Thank you.
gruppo ad esibirsi è l'istorica timpana Gremone di Timona del Friuli. L'attuale gruppo nasce proprio come una fenice dalle ceneri lasciate poco più di 20 anni fa e, come allora, non è altro che un insieme di amici che si divertono. Il primo gruppo storico è nato negli anni 90 e vanta la partecipazione in numerose manifestazioni in Italia e anche in Europa. A Gemona vi era l'obbligo morale di rifondare i tamburi, componente storica delle manifestazioni locali e portavoce della città stessa. A riprova dell'entusiasmo e della passione per il gruppo, che permette alla comunità e grazie alla volontà di quei ragazzi, a supporto della Proloco gemonese e del comune di Gemona, in nemmeno in un anno il gruppo creato è solido e conta molti partecipanti. Thank you.
esibirà qui in Piazza Cima sono i creatori di Bandiere e Tamburi, il gruppo Sbandieratori e Musici di Palmanova. Il gruppo nasce nel settembre 2012 dal desiderio di alcuni studenti di ricostruire l'antico gruppo degli Sbandieratori di Palmanova. Il gruppo ha al suo attivo molte esibizioni in Italia e all'estero. È presente alle più importanti manifestazioni regionali come sfilate di carnevale, rievocazioni storiche e feste popolari. La compagnia è composta da 15 sbandieratori, 20 tamburi e 2 chiarine, per la maggior parte ragazzi che vanno dagli 11 e ai 30 anni. I componenti, molto giovani, prediligono nelle loro esibizioni uno stile scenico e acrobatico. Il gruppo partecipa alla rievocazione storica della città di Palmanova, che si tiene a inizio settembre, esibendosi in una gara che vede i tre borghi cittadini sfidarsi nella competizione chiamata Contesa della Rotella. Dopo alcuni anni, gli Sbandieratori di Palmanova si sono affermati come uno dei gruppi più importanti della rievocazione storica di Palmanova. Nel tempo hanno ospitato diversi gruppi di sbandieratori e musici da tutta Italia al fine di intrattenere rapporti di amicizia e crescere nella condizione reciproca della terra. Scusate. Il gruppo con le sue coreografie e i suoi spettacoli musicali affascina grandi e piccini grazie alle evoluzioni delle bandiere al ritmo di tamburo e la tecnica scenografica. Gli Sbandieratori Musici di Palmanova sono noti per le loro esibizioni delle bandiere notturne con coreografie molto suggestive e per gli spettacoli dei tamburi notturni accompagnati da moderne colonne sonore. Infine, gli Sbandieratori e Musici di Palmanova organizzano dal 2020 il Belt Festival con la collaborazione di molte realtà regionali e nazionali. Un festival che ogni anno mette insieme tradizione, arte, cultura e spettacolo. Thank you.
Sbandieratori Tempesta di Noale. Il gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta nasce nel 2012 nella realtà del Palio di Noale. Il gruppo rappresenta e porta il nome dell'omonima famiglia che, sotto l'egida della Bulgaria di Treviso, guidò la città di Noale tra il XIII e il XIV secolo, assumendo un importante ruolo in quanto crocevia tra le città di Treviso, Padova e Castelfranco. Il gruppo oggi, con i suoi musici e sbandieratori, partecipa a gare e manifestazioni nazionali e internazionali, portando alti i colori del palio e delle contrade della città. Lo stemma rappresenta la croce della città di Noale e contemporaneamente la T e i colori bianco e rosso della famiglia Tempesta. Il gruppo vi aspetta al palio di Noale, che si terrà dal 16 al 18 giugno.
tutti i ragazzi che si sono esibiti questo pomeriggio e questa sera qui in Teatro Prima. Bandiere e tamburi non finisce qui, come vi dicevo c'è domani la seconda giornata alle ore 17 sotto la scalinata degli Alpini, i gruppi si esibiranno una seconda volta. Al termine partirà un corteo che li porterà tutti qui in Piazza Cima per il grande spettacolo finale in cui vedremo tutti i nostri ragazzi esibirsi assieme in una grande coreografia. Permettetemi nuovamente di ringraziare il Comune di Conegliano, l'Associazione Dama Castellana e tutti i suoi volontari, l'Associazione Nazionale Carabinieri, la sezione di Conegliano, di nuovo anche gli sponsor che ci hanno sostenuto, Bar Padova, Winner per Litz, Pizzeria Due Fratelli, Bar al Municipio, Caffè Teatro, Falegnameria Pizzin, Agenzia Comune Brezzanardo e Garbellotto, Latteria Perinzin, Pasticceria De Rosa, Latteria Solivo, Emozioni Enoteca Veneta, Gelateria Dolce Capriccio, Panificio Brun e Pasticceria Alpago, Breda Gioielli, La Malafede Tattoo, Gelateria Nettuno, Bar Forticiù, Cantina Montesel e Foto da Rosse Polesel. Io vi saluto, vi ringrazio di essere venuti qui così numerosi per questo pomeriggio e vi aspettiamo domani. Thank you.
grazie.